E nulla, che dire. Visco sta andando parecchio bene, stiamo lavorando parecchio sulle nuove tracce. Sono abbastanza contento, mettiamola così, dai. Sono contento per il semplice fatto Che che fai? Sei questo album scalzo? è su un rom, Dio cazzo devo fare, Insomma? E nulla, ti dicevo, essendo rom, anch'io metto molte delle mie sonorità, molto zingare, quindi voglio dire, come figlia bene, no? Te che dici? Dio che... A cazzo fa! Insomma... Tutto a posto? Dai, Capodanno, il viaggio è andato bene, ragazzi. Sì, dai. Sì! Tante me l'hai chiedato di zingaro 400 volte, sì. Soltanto... Abbiamo giocato. A che gioco? Abbiamo giocato al gioco, sto vedendo una cosa. Che inizio, fermi! Yes, Poi vi arrendete! Siamo andati a fare... Abbiamo fatto i take di batteria e ci tengo a dirlo qua e adesso le batterie sono vere e quindi ecco questa è la cosa che ci rende fieri particolarmente del lavoro che stiamo facendo, ancora una cosa in più che ci rende ancora più fieri. Inoltre abbiamo voluto un attimo escludere i classici suoni djent, metalcore, super high gain, queste cose qua e abbiamo voluto scegliere diciamo una via un po' più consona a quello che poi è l'andamento del pezzo, ecco, sono dei suoni molto più morbidi, siamo riusciti a trovare delle linee di basso, dei suoni di basso un po' meno invasivi rispetto al disco scorso, per cui un po' tutto gira intorno al basso, ecco, mentre invece in questo disco qua no. Per ora. Jimmy, attento! Capito? Poi dicono che il problema è Mike, cioè il problema è anche Mike. Ma poi parla Ico. E oggi? Gimmo, c'è quell'altro scemo di Ico oggi? No, oggi non c'è. Appunto. Ico. Vieni un po' di venire le prove, vai. Abbiamo c***o Però se ci pensi, quando il gatto non c'è, i topi ballano. anche Infatti oggi? spavento. Difatti. Oggi si fa un cazzo. Verrai. Io non ho portato niente. Sono venuto alle prove, non mica niente Ma chi te io. ne La frega? macchina è vuota. Chissà Ico com'è contento. È pronto il caffè! Sì. Un goccino, ce n'è 40 litri. 64, Ce n'è 40 litri. Ti vuole la gente 00 fette? Io voglio Re Salamone. Re Salamone. Sai, dov'è Finocchio? Vedi, si dammi. Ah sì, perché Questo pezzo nuovo su cui ci siamo concentrati è effettivamente diverso. È diverso da tutto il resto del disco che sarà comunque molto vario. Avendo focalizzato la nostra attenzione ogni pezzo in un genere più o meno, quello che succedeva nell'ambito di una traccia singola di 8 minuti molto frammentata accadrà in tutto questo nuovo disco. Ogni canzone avrà una sua logica e una sua coerenza e quindi sarà un pochino più potente, più forte. In questo ambito quello Bella che merda sta voce, però. rilasceremo come singolo sarà un qualcosa di totalmente distante da quello che abbiamo fatto. Oh, c'è gente che vuole dormire, a vola! Questo è il regalo di mia madre. Io le voglio bene, perché le voglio tantissimo bene, però. Dai, mamma, non fare la napoletana con me, cazzo di d***o, dai. Che hai mangiato, Michele? Vado sfondato di Bastava dire sì. Per quanto riguarda la composizione, la cosa divertente è che magari questi riff poi finiscono come parti di synth, o cose che ha inventato Josh. Finiscono con suonate da chitarra. Spesso molti riff che faccio io in questo disco me li ha scritti Ico e viceversa. È stato molto interessante. Ma non sei andato a scuola stamane, Josh? Perché ho dormito 3 ore stanotte. Perché ero al Diodrum È Festival. Però è questo diplomino quando arriva. Per 2 anni se tutto va bene, Dio. Se tutto va bene. Ovvero no. Tanto devo andare a zappare la terra, cazzo me ne frega. Sì, in effetti un titolo ti serve Sì, giusto. non mi serve un cazzo in realtà. Cioè, ti devi far rispettare dai mezzadri, Sì, perché certo. un conto è zappare la terra, un Dai conto è zappare la terra con un mezzadri. diploma, capito? Capito? Che fa? Non c'ha Febbre? il fisico. Che c'è? Non c'ha il fisico. È vecchio. Sono andato a pescare ieri. Ho visto le meno foto, 3 l'hai gradi, visto? Dio.
visto la fischia. Sembrava che stavai pescando un padagna. C'è una nebbia. Ah, abbiamo fatto il pezzo stone che Ico non voleva. L'abbiamo fatto oggi. Cazzo, è vero. Abbiamo fatto solo quello. Il disco anche senza Ico, cioè sta procedendo comunque sia. Più che altro le prove senza Ico procedono altrettanto meglio, per il semplice fatto che non c'è questa gran pressione. Mica, che è successo? È saltata la luce. E quindi? E quindi non si prova. E come piglia? Beh, arriva bene. Mi rilasso. Io ho detto che li piglia bene, non so no. Che ha detto? Lui dice: non si può entrare con le scarpe in sala, io ci entro e mi importo un cazzo. Non si può fumare dentro. Non si può fumare, ma siamo, fatti, siamo, guarda. Siamo finiti, ragazzi. Me ne sarò sto cash 50. Siamo finiti. È finito. Non posso dire altro per peggiorare la mia situazione. Di ormai. Mi fermo. E ormai è come se fossi rinchiusa ad Auschwitz, praticamente. E no? Vedi già la fine. Sì, sì. È un uomo come il miglio verde, uomo morto che cammina. Ho fatto una bega di che è successo? Attento! Se mi viene in mente un riff, magari non sono nella condizione mentale ideale per mettermi lì a scrivere la partitura, cioè una cosa che non mi piace fare. Voglio essere nell'umore giusto, nell'ottica giusta per comporre, per mettermi a scrivere, però magari l'impulso di cazzo, questa è un'idea fantastica, mi viene così dal niente, magari mentre appunto sto cagando, e quindi praticamente mi metto lì e faccio col telefono ba 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 ba, e mi segno la metrica. Oppure lo registro così col pianoforte, anche con qualsiasi altro strumento, lo appunto registrandomi con la webcam del computer, appunto. Quindi ho una cartella piena di questi abbozzi che sono finiti sparsi un po' in tutti questi pezzi che stiamo facendo. Alla fine è un progetto talmente vario che possiamo muoverci liberamente come vogliamo. Io posso anche parlare con voi mentre sto cagando. Non è questo il problema. Armo, tuo cane. Cosa? Da fa cagare Armo. Beh, neanche fosse. C'è una cacca enorme, cioè, è uno stronzino. Non è un fossile, però è. Un trilobite. Che palle, ragazzi. Di acqua, e ora non va più. Vabbè, andiamo a registrare, dai. Vabbè. Piglia male, però. Esatto. Gli incubi, cioè, è sempre stato il mio incubo. Tutte le volte che vado a cagare in bagno altrui, che si intasi il batter. Wow. Che uno veda come è fatta la merda, capito? Oh, Ico, vieni un attimo. Attento! Descrivere te. Scrivere tese. È merdoso, tipo il reggiseno viola, tipo alzato così. E sono arrivato in terra. Ma le vene blu, no, l'ho visto. Cioè, era di là, cioè, era come di i peli sulle tette ce l'aveva. Cioè, adesso sul capezzolo. Il riporto sul capezzolo. Non è che potevo stare lì a guardare così, ma in realtà ci stava. Wow, era così. È molto divertente lavorare con questi ragazzi. Sono sicuro che questa alchimia porterà a qualcosa di buono. Aspetta. Che mi sta venendo lo stimolo. Ti lascio. No. Te l'ho detto che mi veniva da riflettere e cagare, no? Che a pisciarmi addosso da ridere. Cosa allucinante. Lo sapevo che era una pesata. Una caganza. Fra l'altro, cioè, sottolineiamo questa cosa interessante. Cioè, l'altra volta Mike non c'era perché doveva andare al suo primo matrimonio, no? E oggi Ico non c'è perché è andato a firmare dei fogli per fare il prete. Fa il sindaco. Fa il cerimoniere. Fa il master of ceremonies. Praticamente è un MC, Ico. Fa l'MC a un matrimonio. Che poi, se vogliamo dire la verità, no? L'altra volta sono mancato io alle prove perché sono stato male. Però quando sono mancato io, no ragazzi, ho smesso di fumare, non faccio questo annuncio così. Però una canna l'altra giorno la sono fumata. Sì. E praticamente, cioè, però quando sono io che manco alle prove, cioè le prove non si fanno. Ico si possono anche far senza, cioè sono io la persona che è più importante. Maiala, tanto ormai morì per morire, ragazzi, facciamo le cose a modo di...
siamo ufficialmente morti. Ma vaffanculo, ma che vento, ma non c'è un cazzo di vento.